And so, ladies and gentlemen, welcome aboard here on Soyuz Web Radio and the Rock Band History with Yoja Luka that's talking about the Jethro Tull. Are you ready to start with this? Ready to go? Come on! Ciao a tutti carissimi amici web radio ascoltatori di Soyuz Web Radio in www.soyuzwebnetwork.it. State ascoltando una nuovissima puntata di The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, che vi parla e racconta appunto della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Siamo giunti con questa alla 67esima puntata dall'inizio di questa avventura su Soyuz Web Network e alla 21esima, la numero 21 quindi, invece dall'inizio di questo secondo anno, la seconda stagione che va in onda. Con una nuovissima, diciamo così, fascia oraria, con nuovi orari anzi, in cui va in onda, davvero nuovi e accessibili a tutti, sempre rigorosamente orari italiani si intende. E i nuovi orari sono alle ore 5 del mattino, per poi ritornare alle ore 13, cioè all'una di pomeriggio, all'ora di pranzo, e poi infine alle ore 21, alle 9 di sera, per cena. E naturalmente questi nuovi orari rimarranno per tutta l'estate, perché The Rock Band History non va in ferie, nel senso che non chiude come altre trasmissioni che invece, come solitamente facciamo noi di Soyuz Web Network, per dare un po' di respiro anche a voi cari amici che magari andate in vacanza, chiudiamo ad esempio provvisoriamente i due compari la trasmissione in diretta web con Gianluca, il sottoscritto, il grande Luca ed il mitico Soyuz. Per agosto naturalmente verrà sospesa per poi riprendere alla grande con i primi di settembre. E invece The Rock Band History, questa rubrica registrata che va in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica con una nuova puntata, quindi circa ogni settimana facciamo una nuova faccia, anzi una nuova puntata, non chiude i battenti per l'estate e prosegue sempre alla grande. Ricordo le nuove fasce orarie, allora alle 5, alle 13 e alle 21. E novità assoluta, oltre a The Rock Band History, quindi nella versione integrale e lunga e completa, che dura appunto una decina di minuti, massimo 12, avrete anche The Rock Band History Pillole, quindi il sunto di quello che è andato in onda nelle precedenti puntate, a partire dalle primissime puntate di un anno e mezzo fa, e naturalmente con il solo racconto riguardante la rock band, quindi 2-3 minuti circa, meno di 5 minuti insomma, con quello che era andato in onda negli anni precedenti, o meglio nell'anno precedente. E queste fasce orarie, questi orari in cui va in onda, sono sempre i soliti vecchi di The Rock Band History, cioè a mezzanotte, alle 00 quindi, alle 6, alle 12 e alle 18. Ma troverete tutto come sempre nel nostro sito in www.soyuzwebnetwork.it, il nostro blog, ve lo consiglio, andate e scriveteci sempre come vi esorto a fare in www.soyuzwebnetwork.net, e poi ci troverete sempre nella nostra pagina Facebook con il nome Soyuz Web Network, e se vi piacciamo naturalmente mettete mi piace, che a noi fa piacere. E inoltre, sempre completando tutte le varie piattaforme, i social network dove siamo, anche con Twitter ci potrete seguire, andando in Twitter ci trovate con il nome Chiocciola Soyuz, ed infine su YouTube, per il momento appunto le cose che il grande Soyuz carica per voi le trovate con Soyuz Radio, e prossimamente vi sarà anche un canale su YouTube di Soyuz Web Network, e le nostre caselle di posta elettronica sono info@soyuz.com per chi volesse appunto scrivere al grande capo a Soyuz, e poi gianluca@soyuz.com per chi volesse scrivere al sottoscritto, a Gianluca, per quanto concerne appunto The Rock Band History, se avete delle rock band da richiedere, da suggerire, e quindi magari anche dei commenti, qualsiasi idea e qualsiasi comunicazione, fatelo pure, sarò ben lieto di accettare e ricevere tutte le vostre email, nonché poi rispondervi personalmente. E anche se avete qualche rock band che conoscete, qualche amico, o fate parte di band, o comunque di gruppi di cui appunto fate parte o conoscete e volete che il sottoscritto ne parli, contattatemi pure e dedicheremo a loro una fascia oraria in cui ascolteremo i loro brani e parleremo con loro intervistandoli o facendo
facendo la classica chiacchierata, come facciamo anche lunedì sera con gli artisti che vengono da noi improvvisoriamente, i due compari, dal vivo dalle ore 22 tutti i lunedì. Ed il grande, prezioso, veramente insostituibile Luca, lo potete contattare a luca@saius.com, appunto per quanto riguarda proprio la trasmissione di lunedì sera, se volete con lui decidere di venire in trasmissione, quindi fissare un lunedì concorde a tutti e due noi, loro, voi, quelli che sono. No, scherzo. Quindi contattate Luca se volete appunto fissare un lunedì per venire ospiti e promuovervi e farvi conoscere con la chiacchierata classica che facciamo noi di Saius Web Network. Noi tre, Gianluca, Luca e Saius. Naturalmente Luca, nostro responsabile organizzativo e di tutto il palinsesto, lo potrete contattare per qualsiasi cosa concerne un po' Saius Web Network, anche se volete pubblicare le vostre notizie, se siete stati nostri ospiti e ci ascoltate, a noi fa naturalmente gran piacere, e volete far sapere i vostri prossimi eventi, mandate tutto anche a Luca e a Saius in info@saius.com. E riprendiamo quindi con la storia dei Jethro Tull, da dove eravamo rimasti nella volta precedente, dicendo come l'influenza, naturalmente poi la chiave del successo di questo suono del flauto e della personalità di Ian Anderson, caratterizzò davvero il rock con l'uso del flauto, anche se c'è da dire che ricordiamo qualche sprazzo nei Focus e di altri gruppi dell'epoca, fra cui Moody Blues e i Genesis. E dal vivo il flauto di Anderson, oltre che strumento musicale, divenne una vera e propria appendice del corpo del leader, che con movenze da serpente o da demone ipnotizzava gli spettatori e li ammaliava con la sua voce da imbonitore o da caldo narratore. E io che l'ho visto ben due volte dal vivo e li ho visti già total, è davvero così. Sono incredibili. Anderson è veramente un menestrello, un cantastorie con questa voce bellissima, calda, stupenda, questa pronuncia inglese comprensibilissima, chiara, squillante, ma soprattutto bella, proprio con un bel sound inglese. E quindi ascoltarlo è un piacere, poi quando suona il flauto sembra veramente un ipnotizzatore di serpenti, quasi che noi pubblico dobbiamo venire fuori da un cesto e lui ci conduce con il suo flauto. Ad un anno di distanza da Stand Up venne pubblicato poi Benefit del 1970. L'album è particolarmente incentrato sul rapporto fra Ian Anderson e la famiglia, e specialmente con la sua prima moglie Jenny Franks. Il blues venne progressivamente poi abbandonato in favore di sonorità sempre più tendenti al folk, al jazz e al rock. All'indomani dell'uscita di Benefit, vedete, ogni tanto mi impapero anch'io, ma perché ho il grande Saius che mi fa da maestro e che saluto e che grazie a lui ancora una volta ringrazio appunto davvero di cuore. Siamo qui grazie a Saius, è grazie a lui che Saius Web Network esiste e va avanti anche con la sua capacità e supporto tecnico informatico. Dicevo, all'indomani dell'uscita di Benefit, i Jethro Tull andarono incontro ad un allargamento della formazione con l'ingresso di John Even alle tastiere, apportando un decisivo impulso verso sonorità classiche. E la notorietà consolidata, l'esperienza e la bravura tecnica dei componenti consentirono ai Jethro Tull di sperimentare forme musicali dilatate spesso in forma di improvvisazioni tra, diciamo, il jazz e la classica. E nell'agosto del 1970 parteciparono anche loro al festival dell'isola di Wight, da cui poi è stato appunto tratto il live Nothing Is Easy, Live at Isle of Wight 1960. Avendo un po' deluso così le attese con il precedente Benefit, l'uscita invece di Aqualung colse quasi di sorpresa il pubblico e la critica nel 1971. L'album colpì veramente di grande impatto il pubblico grazie alla celebre copertina raffigurante un barone molto somigliante al leader del gruppo, appunto Ian Anderson. E l'immagine impressiona soprattutto per la crudezza dell'espressione e dello sguardo del volto di Aqualung, cui fa da contraltare un manifesto che reclamizza eleganti e dispendiose vacanze natalizie. Pare che il titolo dell'album derivi dal racconto, dal rantolo roco del barone, simile, appunto secondo Anderson, un po' al rumore di un respiratore artificiale. L'Aqualung ne è un modello particolare, appunto. E le liriche raccontano in maniera aspra la vita di Aqualung, fallimentare a scuola come nelle relazioni interpersonali. Unico suo interlocutore possibile restò Dio, al quale in punto di morte, in un attimo così di ultimo rantolo rabbioso, Aqualung
dedicò solo parole sprezzanti. E Aqualung e Locomotive Breath sono forse i punti cardini dell'album, ma ancora molto più importanti diciamo è anche My God, la quale contiene un accordo dissonante molto efficace e che rimarrà anche dopo decenni una delle canzoni dei Jethro Tull più apprezzate. Nel disco tornarono atmosfere quindi al blues come nei primi tempi agli esordi e fortemente rock, naturalmente alternati con diciamo così stili e episodi e sonorità più acustiche, delicate anche, ma mai sdolcinate o leziose. Inoltre i testi, che composero un vero e proprio concept, nonostante Anderson stesso neghi questa caratteristica, furono una critica corrosiva alla società e dalle istituzioni e diedero un ulteriore contributo a fare di Aqualung il disco più famoso dei Jethro Tull. Bene cari amici, anche per questa puntata è davvero tutto con i Jethro Tull, la seconda puntata dedicata ai Jethro Tull. Vi do appuntamento alla prossima settimana e ascoltateci sempre in www.sciencewebnetwork.it dal vostro Gianluca per questa 67esima puntata, la 21esima della seconda stagione di The Rock Band History. È davvero tutto, un buon proseguimento con l'ascolto di Science Web Radio. Grazie a tutti e alla prossima, ciao!